Abbiamo una squadra che è in ottime condizioni, al di là della partita di Coppa Italia. Una squadra che soprattutto nella partita d'andata ci ha messo in grosse difficoltà. E noi domani dobbiamo essere bravi ad aggredire subito la gara, a differenza delle ultime due partite, sia col Pontormo che col San Buceto, è stata un po' una partenza un po' a rilento, però domani dobbiamo essere bravi a impattare subito la gara, perché di fronte troviamo una squadra che, come ho detto prima, è un ottimo momento e poi una squadra solida. Ecco, della tua squadra, di cosa sei maggiormente preoccupato, visto che questo tra l'altro sarà uno scontro, di una certa difficoltà, perché si affrontano due squadre prime in classifica, perché comunque è uno scontro diretto, insomma. No, la preoccupazione non c'è, preoccupazione non c'è, io ho molta fiducia dei miei ragazzi, è normale, siamo consapevoli che domani, come tu, uno scontro diretto perché affrontiamo una squadra che ha gli stessi punti nostri, che sta facendo bene come noi. E noi ci dobbiamo dimenticare la partita di ritorno di Coppa Italia, perché secondo me in quella partita la Curi ci ha un po' sottovalutato. E ci dobbiamo ricordare di cosa, ragazzi, ricordiamoci sempre la partita di Coppa Italia. Quella brutta prestazione che abbiamo fatto, l'atteggiamento che c'aveva la Folgore Curi, sicuramente domani ci metterà questo atteggiamento, farà di tutto per portare dei punti a casa e quindi noi, siccome giochiamo in casa, abbiamo un obiettivo, è quello di vincere la partita di domani, quindi la cosa importante secondo me è l'atteggiamento iniziale, che nelle ultime due partite solo, soprattutto nella partita col San Buceto dei primi 5 minuti, non è stato positivo, però sono molto fiducioso.